Buonanotte, ben ritrovati a Titoli di Coda, l'appuntamento che chiude il panisesto di Teleroma 56, la rassegna stampa dei giornali del giorno dopo. Ogni sera con un ospite diverso, saluto subito l'ospite di stasera. Si tratta di Stefano Pedica, senatore dell'Italia dei Valori. Buonanotte, senatore, Buonanotte grazie di aver accettato il nostro invito, un gradito eh, ritorno. Avremo modo di andare a vedere le diverse prime pagine, ci sono tanti argomenti che hanno stuzzicato i diversi direttori con aperture differenti, però la spending review diciamo, è al centro dell'interesse, vedremo che campeggia con toni differenti un po' su tutte le eh, prime pagine, scure, eh, tagli, tagli lineari, sindacati sul piede di guerra. Eh, senatore, lei che idea si è fatta di questa, di questa vicenda? Beh, è una revisione di spesa un po' confusa, perché come sempre questo governo lancia tante buone intenzioni e poi si ferma. Adesso ha diviso in tre fasce, in tre tempi diversi questa spending review e nella seconda o la terza ci mette le province e i, i costi della politica. Noi vedevamo appunto come primo punto di questa spending review divisa in tre, in tre fasce eh, quella dei costi della politica, delle province eccetera. Invece abbiamo letto e leggeremo appunto domani eh, che c'è una spending review come al solito nella fascia più debole e che è la prima. Guarda caso appunto questo governo continua ad accanirsi sulla prima fascia, come tagliando sulla sanità 30.000 posti letto, non è che si taglia appunto una cosa irrisoria e tagliando sull'università eh, circa 2 o 300 milioni, parlo dell'università pubblica, ma poi c'è una voce appunto sotto dove dice che quei 200 milioni vanno messi nelle scuole private. Allora c'è qualche cosa che non va in questa spending review. Poi appunto noi abbiamo più volte denunciato, io personalmente, la nostra spending review, che è quella dei cittadini, quella che vogliono vedere i veri tagli sulle auto blu, sulla presidenza del Consiglio. C'è ancora una volta, e lo ripeto ancora una volta, e vi ringrazio anche di potermi eh, permettere di dire questo, c'è un ospedale all'interno di Palazzo Chigi. Ci sono 11 medici dove guadagnano fino a 240 mila euro l'anno. Mi dite a che cosa servono 11 medici dentro Palazzo Chigi? Quando fino a cinque anni fa ce n'erano ne due e della ASL e non a tempo pieno. Mi dite perché chiudiamo l'ospedale San Giacomo, che è un ospedale di, era un ospedale di eccellenza per i idealizzati, si chiude quello e si apre un ospedale interno a Palazzo Chigi? C'è qualche cosa che non va? Oggi incontro a Palazzo Chigi per l'appunto diviso in due tra enti locali e parti sociali, faccia a faccia col Presidente del Consiglio e non solo, anche momenti tesi, volti. Tesi all'uscita la cronaca allora di questa convulsa giornata nel servizio di Benedetta Albertini realizzato per il TG 56. Quando il governo avrà un'idea chiara e la rassegnerà agli italiani e a noi, a quel punto potremo dare un giudizio. Fino adesso sono solo discussioni così, molto aleatorie. Io ho avuto l'impressione che non hanno loro stesse idee chiare. L'atteso incontro a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali sulla spending review non ha convinto i sindacati. Se il segretario della CISL Bonanni è stato particolarmente duro, non si può dire certo che il giudizio di CGL e Will sia stato più morbido. Abbiamo trovato un governo criptico e reticente, ha dichiarato Susanna Camusso, leader della CGL. Il metodo mi pare sbagliato, siamo preoccupati, non riusciamo nemmeno a capire se l'accordo nel pubblico impiego sarà applicato. Il messaggio che vorremmo dare al governo è evitiamo di ripetere le modalità che sono già state attuate. Per altre riforme precedenti sarebbe bene aprire un confronto, anche perché è evidente a tutti che un puro taglio lineare del personale delle pubbliche amministrazioni e un puro taglio lineare delle società senza meglio definirle rischia di tradursi in un peggioramento delle condizioni delle persone e dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Per la Camus dunque allo stato attuale delle cose è inevitabile confermare la mobilitazione delle categorie. Allo stato delle informazioni che abbiamo noi manteniamo lo stato di mobilitazione delle categorie e continuiamo a dire che si continuano a fare interventi che sono tutt'altro di quello che ci sarebbe bisogno. C'è bisogno di produrre occupazione, non di produrre disoccupazione in questo, in questo momento. Insoddisfatto anche il segretario della Will Angeletti, secondo cui il governo ha illustrato per titoli tagli dei costi della politica, delle province e delle società pubbliche, mentre è stato precisissimo su quello dei dipendenti pubblici. Nel vertice a Palazzo Chigi è stato così confermato il taglio del 20% dell'organico dei dirigenti della Pubblica Amministrazione e del 10% dei dipendenti. Loro hanno detto che, che avrebbero fatto delle valutazioni su varie amministrazioni e poi avrebbero detto l'esito di queste valutazioni. Però noi diciamo così, pensiamo un po' che tutto ciò è così complicato per loro farlo, che la cosa più semplice è quella di tagliare in maniera lineare. Tuttavia il Premier Monti continua a ribadire di essere contrario ai tagli lineari fatti con l'accetta. L'intenzione è quella di eliminare gli sprechi e non ridurre i servizi. L'operazione di spending review, assicurato il Presidente del Consiglio, non è una manovra di finanza pubblica ma un provvedimento strutturale per recuperare gli oltre 4 miliardi necessari per evitare l'aumento dell'IVA a settembre. L'iter della revisione della spesa pubblica è diviso in tre fasi. La prima avviata la scorsa settimana con Italia, la Presidenza del Consiglio e dal Tesoro. La seconda con il Decreto Legge in discussione la terza tra qualche settimana settimana con un altro decreto per la riorganizzazione delle amministrazioni periferiche. A rimanere scettici e delusi dal vertice di oggi non sono stati solo i sindacati ma anche gli enti locali che Monti ha incontrato poco prima delle parti sociali sempre a Palazzo Chigi. Il provvedimento è impostato in maniera corretta purtroppo però il giudizio nostro è molto negativo perché non si è riusciti a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando, cioè bisogna capire se non sono tagli lineari, se non è una manovra aggiuntiva. Io vi ricordo che noi abbiamo già dato quasi 8 miliardi alla fine del 2012 di contributo alle manovre finanziarie tra tagli, patto di stabilità e così via. Purtroppo non ci hanno fatto vedere i numeri definitivi, cioè dove, quali comuni, quali spese sono quelle più interessate, quindi ad oggi il nostro giudizio è negativo. Noi non solo siamo disponibili ma siamo eh, vogliosi di collaborare nel taglio dei sprechi. I comuni non si sono mai tirati indietro rispetto al taglio dei sprechi. Il problema è che in questa assoluta indefinizione non sappiamo se saranno tagli agli sprechi o se saranno tagli ai servizi, quindi da questo punto di vista, fino a che non leggiamo il decreto, non siamo in condizione di giudicare, siamo molto allarmati da questo atteggiamento. Non, non trasparente e quindi da questo punto di vista i comuni saranno molto vigili perché noi siamo giunti al limite, abbiamo grandissime difficoltà a garantire i servizi sociali essenziali, oh, il trasporto e da questo punto di vista ulteriori tagli, se non sono realmente mirati sugli sprechi, oggi non lo sappiamo, rischiano di essere tagli non agli sprechi ma ai servizi ai cittadini. Dunque preoccupazioni trasversali come avete sentito anche nel servizio da parte degli enti locali, dei sindacati. Vediamo come il messaggero apre domani in edicola proprio su questo uh, tema. C'è l'argomento sanità citato prima anche dal senatore Pedica. Sanità e statali. Tutti i tagli, dice il messaggero che evidentemente insomma, su statali e sanità è particolarmente sensibile. Monti alle parti sociali non useremo l'accetta retromarcia sul blocco delle tariffe. L'ira dei sindacati sarà sciopero esodati, tutele estese ad altri 55.000. Qualcosa insomma, si muove almeno per gli esodati? Beh, da 400.000 reali siamo arrivati a 110.000 circa. Speriamo appunto, che si arrivi alla verità, qui si è nascosta la verità, eh, fortunatamente l'Inps o i dati dell'IMS o qualche talpa dell'Inps li ha fatti eh, venire a Galla e, e la Fornero su questo ha una responsabilità eh, importante. Vediamo appunto ecco, anche da, dalle prime pagine di, di questo quotidiano. Che sulla sanità e sui tagli lineari alla pubblica amministrazione. Cioè qui si sono dette queste tre cose, io l'ho segnato, ma il blocco delle tredicesime perché si arriverà a posticiparle a gennaio, poi noi chiediamo appunto lo sviluppo, che si compri, che si acquisti. E come si fa a acquistare a dicembre quando non c'è la tredicesima? Il blocco delle assunzioni, perciò un altro regalo ai giovani, a quelle persone che vogliono entrare e quelli che hanno vinto i concorsi. Ecco, non si arriverà eh, alle assunzioni se non dopo il 2015. E poi il blocco dei salari fino al 2014. Questi sono quei regali eh, lineari che eh, anche i sindacati stanno eh, dicendo. Oggi appunto sono usciti indignati. Ecco, dove vogliamo arrivare? Ci sono altri spunti che poi leggeremo anche sugli altri quotidiani. Nel frattempo togliamoci il dente, senatore Pedica, perché oggi molto si è parlato dell'Italia dei valori per la performance in Parlamento regalata da, eh, dal deputato Barbato, addirittura espulso dal presidente Fini. Allora, vediamo cosa. È successo e poi ne parliamo insieme. Hanno preso una pensione, una pensione d'oro, se ne vedessero bene, ma lasciassero spazio agli altri, facessero lavorare gli altri. I giovani italiani chiedono questo alla politica e sono stufi di questo modo di andare avanti ancora oggi, perché abbiamo visto come il PD, il PDL vota, come vuole tenere avanti. Questa palude, questa gestione, la spending review è per gli italiani, non per Bredo. i palazzi pubblici. Anzi voglio dirvi una cosa a nome di tutti i giovani italiani Concluda. a questa maggioranza che avete rotto i coglioni. Onorevole, i barbato. Onorevole Barbato, lei non può usare un linguaggio da trivio in quest'Aula. La prego di uscire dall'Aula. La prego di abbandonare l'aula. Non è barbato, si allontani per favore. Onorevole Mantovano, le ha chiesto di parlare. Allora, inevitabile implacabile arriva il cartellino rosso del presidente dell'Aula, Gianfranco Fini, non poteva essere eh, diversamente. Voi avete preso le distanze dal vostro collega? Sì, il eh, mio collega Borghesi ha chiesto scusa immediatamente in Aula di questo atto che non lo riconosciamo. Cioè L'Italia dei Valori combatte all'interno dell'Aula, ma, ma usa appunto parole appropriate. È una Battaglia che si conduce con disegni di legge, con proposte di legge, con sfiduce ma non con insulti. Ecco questo non lo permettiamo a nessuno, eh, sarà appunto ripreso anche il collega Barbato perché questo ecco, non è la nostra Italia dei Il Barbato che l'altro ha anche mostrato il dito medio scendo dall'Aula, insomma esatto. oggi si è fatto notare non poco. Che ne, che ne sarà di lui? Beh, eh, credo che l'ufficio di presidenza prenderà appunto le dovute misure. E, deciderà l'ufficio di presidenza. Non voglio sbilanciarmi più di tanto perché sono amareggiato, non è questa l'unità dei valori che dobbiamo eh, consegnare al nostro popolo, quello che ci guarda tutti i giorni, è la nostra l'unità dei valori che vuole andare al governo, che vuole tutelare eh, i giovani e i giovani non si esprimono come si è espresso l'onorevole Barbato. E poi vedremo anche con quali geometrie puntate ad andare al governo, è un altro tema di grandissima attualità. Passiamo alla prima del giornale, quotidiano diretto da Sallusti. Anche qui, spending review in primissimo piano. L'IVA aumenta dal 2013, si legge sul sopratitolo. Basta adesso tagliate sindacati e casta. Remano contro, ma se Monti non sforbicia a pagare saremo noi con l'ennesima tassa. Ecco le prove. Così fu manipolato il rating per far cadere Berlusconi. Eh, scrive in prima pagina il vice direttore Nicola Porro. Forza, presidente del Consiglio. Non molli di un millimetro e soprattutto fa bene a tenere le carte coperte. In Italia e la spesa pubblica sono cosa buona e giusta. Inaugurare una nuova concertazione su dove, come, quanto e perché si debba tagliare porterebbe ad un solo risultato. Il nulla. E poi c'è a centropagina un altro dei protagonisti dei giornali di eh, domani, della giornata che si sta per chiudere, vale a dire... Sergio Marchione, l'amministratore delegato di Fiat che ha presentato la nuova 500L ma ha anche lanciato un anatema o quasi insomma una minaccia, fate voi, la Fiat si arrenda all'Italia dei veti pronti a chiudere eh, chi ci crede e chi non ci crede più, Marchione lancia la 500L e avvisa nel paese c'è una fabbrica di troppo, Mediaset raddoppia e investe 2 miliardi, insomma si apre anche l'ennesimo caso Fiat così. Beh, Marchione vuole chiudere la Fiat in Italia già da tempo, ha un'idea un po' strana dello sviluppo economico del nostro paese, eh, non sembra appunto un italiano, non si comporta da italiano, non si comporta da manager italiano, non riusciamo a capire quest'uomo dove vuole arrivare e di certo appunto tutti gli ostacoli li rimetteremo noi, la FIOM appunto, e tutti i sindacati che credono in uno sviluppo interno del nostro Ma paese. Ma è giusto parlare di manager italiano o bisognerebbe parlare semplicemente di manager? Beh, un manager italiano dovrebbe tutelare l'azienda Italia. Eh, lui è un manager, sì, è un bravo manager, ma non pensa all'azienda Italia. L'unità, eh, anche qui torna in primo piano la revisione della cosiddetta spesa improduttiva, allora scure è il termine utilizzato dall'unità, vedete sono tutti termini molto accentuati, forti, fanno capire anche l'entità dell'intervento che il governo si appresta a varare. Scure del governo sugli statali, tagli nel pubblico, blocco degli stipendi, ferie coatte, stop ai concorsi, via il 10% dei dipendenti e il 20% dei dirigenti. Sanità e posti letto calano del 10%. Sindacati sul piede di guerra, così lo sciopero sarà inevitabile. Il PD e dice il governo ci ascolti, niente forbici sul eh, eh, sociale, ecco, eh, sarà anche interessante vedere eh, come questa dialettica PD che è una delle forze che sostiene il governo e lo stesso governo andrà avanti. Poi vedete questa fascia tricolore in primo piano, non uccidere i comuni sempre più stritolati nella morsa. Dei tagli continui, poi Monti ora gli eurobond non sono più un tabù. Il Premier al Senato rivendica i risultati di Bruxelles, Finlandia e Olanda insofferenti, ma li convinceremo e poi qui c'è anche la nota, perché oggi in pratica la Merkel torna a Roma, c'era già stata nella scorsa settimana. Prima del eh, vertice di Bruxelles, ora è arrivato anche il 4 luglio. Beh aspettiamo appunto di vedere, l'accoglieremo come sempre. Ma c'è stata questa spicata. Svolta secondo lei a Bruxelles questa svolta... vittoria di Monti? Lei come la giudica? Guardi, oggi abbiamo ascoltato le parole del Premier Monti al Senato e gli abbiamo detto: Noi non abbiamo capito che cosa avete fatto perché se continuate a tenere le porte chiuse, le cartelle chiuse, per quello che ci è parso di capire e di vedere, è una vittoria come sempre delle banche e dei poteri forti. Ma altre, altre cose non ci sono. Il ministro Moavero, in commissione dove io sono capogruppo agli esteri, ha detto che ci saranno. Degli sviluppi per quello che riguarda il lavoro, i fondi strutturali, però vediamo: noi siamo abituati a toccare con mano. Il mio presidente dice sempre: noi siamo come San Tommaso, continuiamo ad esserlo. Ancora unità, perché a centropagina si parla anche qui del caso Fiat, che evidentemente non può passare inosservato, non passano sotto silenzio dunque le dichiarazioni di Marchionne, la Fiat vuole chiudere una fabbrica. In Italia, Marchione annuncia se il mercato europeo non cambierà, ci saranno interventi nel Paese. C'è uno stabilimento di troppo. Qualche eh, dettaglio in più: prima la notizia dell'acquisto di nuove quote Chrysler, poi la doccia fredda sull'Italia. Se le attuali capacità di assorbimento in Europa rimangono tali per i prossimi 24-36 mesi, rispetto alla necessità, c'è almeno uno stabilimento extra in Italia, lo ha detto per l'appunto eh, la di Fiat Sergio Marchione. Poi il taglio basso, il lutto. Addio. Pininfarina, siamo sempre in tema automobile, artigiano dello stile, scomparso dunque a 86 anni, eh, uno dei maestri del design italiano, anche stato riconosciuto come miglior designer eh, del mondo. Tra l'altro era anche un suo collega sì. d'aula, senatore a vita, così eh, nominato da Carlo Azzelio Ciampi, ma credo si vedesse poco a Palazzo Madonna. Sì, io, per quello che riguarda i miei quattro anni, non l'ho mai incontrato, forse appunto sarà stato male. Ho... Vedo che oggi è scomparsa un'altra un figura importante del nostro paese, uno che ci teneva all'azienda Italia. Sicuramente ha esportato un grande nome e questo, appunto, gliene va ricordato oggi, lo abbiamo ricordato in aula. Vediamo un po' da destra invece tutta questa vicenda, come viene giudicata il caso Monti, la SCURE, la Spending Review. Possiamo passare al Secolo d'Italia, organo di informazione del. Popolo della libertà, si parla del Presidente del Consiglio eh, Mario Monti. Monti vuole una nuova primavera, la sua alta tensione, spending review si abbatte la scura sugli statali, i sindacati su tutte le furie. Ci sono solo tagli. Il Premier nell'aula del Senato, il governo durerà fino al 2013, ma vogliamo lavorare in tutta eh, serenità. E poi qualcosa che eh, anche qui c'è un richiamo in prima pagina, alla scomparsa di Sergio Pininfarina è morto Sergio Pininfarina, genio del design che disse no ai diktat politici di Romano Prodi e della sinistra. E poi dicevo accanto alla foto di Monti, sinistra, e democratici continuano a corteggiare Vendola. Il PD snobba di Pietro anche per il buon tono. Insomma, qui si mette un po' in risalto e qui veniamo al nodo eh, Pedica degli ultimi giorni, il nodo un po' politico che bisognerà prima o poi sciogliere questo atteggiamento del PD. Che da una parte blandisce Vendola mentre continua a tenere un po' il pugno di ferro nei confronti del vostro partito e, in particolare, del leader Antonio Di Pietro. Allora, che succede? Basta, ormai ce la siamo eh, scordata, ah, eh, qualcuno anche stenta a ricordare dove si possa localizzare questa amena cittadina. Che accadrà tra poco meno di un anno? Ma guardi, eh, il PD in questo momento appunto eh, vacilla, non sa dove andare, una volta ragiona con l'Udc, una volta dialoga con Selle, mi sembra che la risposta pochi giorni fa, eh, vendola e di Pietro, l'hanno dato chiara, l'ennesimo appello al PD per dire eh, facciamo qualche cosa insieme, c'è un programma appunto da condividere, noi vogliamo condividere un programma, poi si, si condividerà anche il Premier e si condividerà anche la coalizione, però si parta dal programma, questo abbiamo detto in parole chiare, povere, semplici, Bendola mi sembra che ha detto senza l'Italia dei valori non si va da nessuna parte, eh, mi sembra che il PD appunto deve decidere, decida conquistare, certo. L'anomalia è UDC uguale no al nucleare e bendola uguale sì al nucleare nella, nella parte ecco, ma come diversa. Se ne... Naturalmente noi diciamo no al nucleare perché non lo vogliamo e, e, e l'Udc appunto vedere un Udc che dice no al nucleare sarà difficile da questo intreccio che... come se ne può uscire considerare anche le posizioni assolutamente inconciliabili lo sta ricordando lei come, si deve, come si, temi si deve partire da un programma eh, noi ma c'è la base foto... comune secondo lei per advenire ad un accordo con lo stesso no, partito Guardi, Democratico? noi dell'idea dei valori siamo rimasti ancora una volta eh, forti nel voler battere la destra perciò vogliamo una foto di vasto più vasta questa è la risposta che diamo eh, al PD, però per avere una foto di vasto più basta occorre condividere un programma, poi ci sono appunto tutti quanti, metteranno 5, 6, 10 punti, lo abbiamo detto l'altro giorno in conferenza stampa, poi di quei 10 punti se ne condivideranno 6, quei 6 saranno appunto dei macigni da portare avanti perché saranno firmati con il sangue degli elettori di tutto il centro-sinistra, vogliamo andare avanti così? Andiamo, ci vogliamo fermare ditecelo prima perché poi il mondo va avanti. Però il bonton su cui Insomma Guarda. scrive anche il secolo d'Italia, eh, tra l'altro riporta anche le frasi del segretario Bersani, dice io non ho mai detto una cattiva parola, l'Italia dei valori, e questo mi sembra sia vero, ma quel partito tutti i giorni mi azzanna la caviglia o mi insulta. Allora pure voi qualcosa dovrete fare insomma, per... Questo povero Bersani è ogni giorno sbeffeggiato e tirato per la Ma giacchetta. Guardi, se per azzannare la caviglia vuol dire stimolare un dibattito politico, ricordare che la sinistra era quella che tutelava il lavoratore, che tutelava il sindacato, che tutelava tante e tante situazioni, che oggi non lo può fare più perché è vicino a un governo che tutto fa meno quello. Di tutelare il mondo del lavoro e allora quella caviglia, insomma, noi continueremo ad azzannarla. Ma è un azzannare, una caviglia per svegliare una politica di sinistra, perché il PD eh, se. Nel suo giornale, nel suo quotidiano, dice stop ai tagli lineari contro la pubblica amministrazione contro i lavoratori. E poi voti eh, una fiducia, magari appunto l'ennesima, eh, che va a penalizzare eh, i lavoratori e, e, e dice di sì ai tagli lineari: e allora eh, quella caviglia è sempre presa. Danno Europa, altro organo di informazione che fa parte insomma, sempre dell'area. Del Partito Democratico, mm. vediamo cosa pone in eh, primo piano: la partita più dura, scrive Europa su Italia, il sindacato va alla guerra, stangata su statali, tribunali e Questo eh, è un nuovo capitolo che fino a questo momento non era emerso. Europa lo sottolinea: anche i tribunali nel Milino e gli ospedali è giallo sul blocco delle eh, tariffe. Monti non useremo l'accetta. Camusso, Bonanni e Angeletti minacciano lo sciopero. E poi eh, di spalla c'è il fondo firmato da Mario Lavia, primarie. La grande Bonaccia si interroga eh, Lavia. Possiamo leggere la seconda parte, in cui. Si dice, la questione è stata posta in termini chiari da Stefano Folli ieri, sul Sole 24 Ore, a Palazzo Chigi nel 2013. Monti. O Bersani, una domanda basata sulla semplice lettura della recente intervista ipermontiana di D'Alema e su quella continuista diletta che scommette su un naturale passaggio di testimone dall'attuale premier al segretario del PD. Si tratta di un nodo complicato, ancora folli, e certamente destinato a imporsi al centro del dibattito. Logico che l'enormità di questo dilemma sia destinato a riverberarsi anche sull'opportunità e sulla tempistica delle primarie. Ma rischiare di dover rimettere improvvisamente nel freezer l'appuntamento con i gazebo, grande antidoto alla Passività e all'antipolitica sarebbe autolesionistico, si è in tempo per evitarlo chiarendo che dal percorso delle primarie non si torna indietro. Insomma, qui eh, bisogna anche capire l'eredità politica di Monti, chi la potrà eh, gestire, Bersani o chi altri e poi c'è il grande interrogativo delle primarie. Insomma sembrava ormai scritta la strada della roadmap insomma, verso le primarie eh, d'autunno. Forse si frena da questo punto di vista anche sulle regole di coalizione aperte soltanto agli iscritti del PD. Voi nel caso fossero aperte a tutti ovviamente partecipereste? Se sono primari di coalizione, appunto bisogna partire, lo ripeto e lo ripeteremo sempre dal programma. Cioè non si possono fare i primari di coalizione senza un programma, senza condividere qualche cosa. Cioè si vota un premier senza nulla, senza coalizione e senza programma. Non si può fare. Noi appunto la mattina con la mia segreteria facciamo sempre un solido briefing in ufficio legislativo, appunto oggi stesso con la dottoressa Rinelli io ho detto come abbiamo letto oggi su questo quotidiano, Monti o altri, e mi rispondono tutti il paese, cioè prima di tutto il paese, non le figure, cioè perciò il programma è quello da eh, stabilire eh, mettere dei puntelli per dire eh, da, da qui a 4 mesi a 5 mesi si pensa ai giovani da, poi si pensa subito alla sanità cioè entro l'anno vanno coperti la tutti quei problemi sono poi le persone fare. che fanno i programmi quindi alla fine è un serpente no, sono, che si morde l'ora bisogna mettersi attorno a un tavolo esatto. tra persone in qualche modo omogenee beh, e francamente beh, osservando L'agone politico odierno, questa omogeneità nel campo del centro-sinistra non, non si riscontra. L'omogeneità non c'è nel campo del centro-sinistra se questo centro-sinistra è formato anche dall'UDC, perché fino adesso se per centro-sinistra si intende questo centro-sinistra maturo, eh, ripeto, non quello di Prodi, ma quello maturo eh, che ha subito appunto shock, che ha consegnato al centrodestra 5 anni, quattro anni di, di incapacità e tutto, cioè è formato dal PD. Eh, da Italia dei Valori, da SEL, dalla Federazione della Sinistra, dai Verdi, da quanti ci stanno, le liste civiche tutti e perché anche non altre no, non liste civiche ah. famose, non lo dico. Pensavo che, dire dire che che stanno appunto andando avanti e quel malcontento va preso perché quel malcontento, Ma quel malcontento o va da se una sono, parte o va va da una... ce sono già preso, se l'ha già preso Grillo. No, Tra no, l'altro no, voi no, da no, questo punto di vista eravate mossi per anche. tempo, insomma imbrigliando, siamo un termine un po' improprio. Grillo portando un po' sulle vostre posizioni. Poi alla fine che è successo? È sfuggito di mano anche a voi, anche a Di Pietro. Ma io non credo, io credo che. Beh, ormai Grillo e 21... Di Pietro viaggiano su binari no, molto diversi. Non credo, no? Si sentono quotidianamente. Perciò si insultano sono... forse per. Non si insultano. Eh. No, no. Eh, posso dire una cosa, posso anticipare. Cioè una cosa è che il 21 settembre appunto si chiariranno molte cose, mm. sia con il PD che con la lista Grillo. Vediamo appunto. Come andrà avanti questo paese? L'autunno di Di Pietro, quindi ci aspettiamo. Sì, il 21 c'è questo vasto appunto che, è tra, che è tra il Molise e l'Abruzzo, perciò è un bellissimo paese. Anche eh, vi invito a partecipare a questa nostra tre giorni di riflessione all'interno e lanceremo tanti e tanti. Eh, progetti, sicuramente quello di, per, per governare i paesi. Oh, tra questi progetti c'è anche quanto eh, reclama e richiama il taglio basso di Europa, vale a dire quanto si sta verificando anche in Francia, eh, legge sugli, sui matrimoni omosessuali, perché è un dibattito insomma, di cui inevitabilmente bisognerà parlare anche in campagna elettorale. In Francia si va verso la legge con il nuovo corso di Hollande. Ecco, secondo lei? Su questo anche si potrà trovare un'intesa o rischia invece di implodere tutto? Ma noi l'abbiamo detto nella conferenza stampa di pochi giorni fa. Eh, sulle coppie di fatto noi non abbiamo nessun problema, va discusso appunto in Parlamento, eh, va capito e come diciamo noi sono tutti uguali, non, non c'è una differenza eh, importante e con quell'importanza tale da non fare nessun tipo di accordo politico su questi argomenti c'è una discussione in Europa e deve arrivare anche nel nostro paese questa discussione Vediamo il manifesto invece come interpreta una giornata così densa di avvenimenti e di notizie, sempre anche difficile poterle sintetizzare in pochi titoli in poche, in poche righe Nemici pubblici Ecco qui che viene insomma, parafrasato il discorso del dipendente pubblico, i nemici pubblici sono eh, probabilmente coloro che sono destinati a subire la scure di Monti, la scure anche qui insomma, è il termine più gettonato utilizzato nelle prime pagine, la scure dei tagli per evitare la mannaia dell'IVA, la manovra di Monti non usa il bisturi, se ne andrà a casa il 10% degli impiegati pubblici e il 20% dei dirigenti scure su sanità, trasporti ed enti locali. Sarà un'estate calda di decreti, sindacati contro, regioni e comuni in allarme mentre è atteso il taglio del costo del denaro. Poi forze armate, la riforma marcia veloce tra finti tagli e punti oscuri, anche qui la morte del designer Pininfarina, bellezza e declino dell'automobile. Alleati tra PD e di Pietro, qui tornano a fischiare le orecchie anche a Pedica, tra PD e di Pietro e scontro continuo in Parlamento anche e gestacce. Poi campagna elettorale 2013, ormai non ce lo nascondiamo è la volata è cominciata, lavoro sinistre sul fronte referendum qualche riga contro la legge Fornero e la cancellazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ma anche contro l'articolo 8 del decreto di Ferragosto e per rimediare alla sciagurata riforma dell'articolo 81 della Costituzione si salda un fronte di giuristi intellettuali e in movimenti civici lungo la traccia segnata da un appello firmato e tagliato da Rodotà Tronti Gallino, IDV e PRC pronti a raccogliere le firme, in arrivo c'è l'appoggio pesante della Fiom che deciderà oggi. Al voto si arriverà nel 2014, ma la raccolta delle firme sarebbe un'entrata a gamba tesa nella campagna elettorale sui polpacci di Bersani, anche qui questi poveri polpacci <ride> di Bersani eh, evidentemente devono essere in qualche modo ispirano. <ride> ispirano eh, a Zanne insomma, i, agu, i denti aguzzi dei, dei nemici, no, perché dei, dei nemici? No. Che succede? Un referendum ci salverà, ci seppellirà? Che, che avviene con Guardi, i referendum? Noi da ottobre appunto daremo il via a una serie di referendum, non solo quello dell'articolo 18. Ci sono tante e tante materie che riguardano il modo di lavoro, il modo della ricerca. Ci sono tante materie che sono state votate e che non soddisfano il nostro Paese, perciò sono state imposte. Ma è un'imposizione per non creare sviluppo. Eh, noi a ottobre lanceremo questa. Ennesima sfida, mi sembra che l'abbiamo vinte tutte quelle eh, dei referendum e portiamo avanti l'ennesima sfida per tutelare il Paese, per tutelare i giovani, per salvaguardare appunto uno sviluppo che fino ad oggi non c'è: sono passati sette mesi. Un governo era nato appunto per il rigore, equità e sviluppo e, e continuiamo appunto a dire che si è fermato solo ed esclusivamente sul rigore, ma quel rigore eh, scaricato solo su questa povera gente che eh, continua a pagare. Vediamo come avvenire, presenta la giornata, il quotidiano della conferenza episcopale italiana, anche qui si parla di spending review, lo Stato a dieta stretta, ecco, si sceglie un taglio un po' differente, diverso dal discorso un po' più Tranchant della scure, taglia pubblico impiego e sanità, sindacati in rivolta, dipendenti ridotti del 10% e concorsi bloccati, anche l'ipotesi di cancellare 30.000 posti letto e di meno fondi alla scuola paritaria, tema evidentemente caro comunque alla CEI, via la riduzione delle piante organiche, ferie obbligatorie con uffici chiusi due settimane, per i dirigenti un meno 20%, previsti pensionamenti in deroga alla riforma Fornero e ricorso alla... Mobilità, ecco per esempio su questo punto, quello delle ferie obbligate. Magari voi potreste fare uno strappo da regola su una convergenza tematica? Potrebbe ipotizzarsi. Guardi, le ferie obbligate io ho visto che sono la settimana che comprende il Natale e la settimana che comprende il Capodanno. Credo che la maggior parte degli italiani lo fanno quello. Poi c'è quella del Ferragosto, appunto, che va capita bene. Eh, sul 20% dei dirigenti io sarei anche d'accordo, ne discuteremo. Eh, con il partito dell'ufficio di presidenza, perché se quel 20% dei dirigenti sono quelli politici, cioè quelli che sono stati messi lì dalla politica, allora io sono ben contento di eh, mandare a casa quei dirigenti generali, quei dirigenti che magari prima eh, avevano un sesto livello e poi si sono ritrovati per la politica dirigenti d'Amblè. Allora ecco, quelli non sono dirigenti dello Stato, quelli sono politici nominati dirigenti dentro lo Stato, che è una cosa diversa. Ancora a venire una buona notizia arriva a centro pagina, ogni tanto diamo anche qualche buona notizia, altrimenti veramente siamo rovinati. La fonte è quella autorevole dell'ONU, per l'ONU povertà in calo, scrive a venire in prima pagina. nonostante. La crisi, le proiezioni danno un miglioramento mondiale. Chi se lo aspettava? Secondo l'ultimo rapporto, raggiunti tre obiettivi del millennio, tra cui la riduzione della percentuale di chi vive con meno di 1,25 dollari, il maggior accesso all'acqua. La quota mondiale di indigenti sarebbe scesa dal 47 al 25%, anche se c'è chi dubita della metodologia usata per redigere lo studio. Ecco che sono stati subito raffreddati i nostri entusiasmi evidentemente poi c'è sempre il problema dell'interpretazione di, eh, di queste ma macroanalisi. No, è eh, un risultato positivo appunto se si abbassa il, la percentuale di povertà. Eh, noi guardiamo appunto anche alla globalizzazione, pensiamo purtroppo anche al nostro Paese dove c'è più del 36% oggi di giovani che non trova lavoro e questo eh, la dice lunga. bisogna eh, non sicuramente pensare solo al nostro Paese, fa piacere leggere un trend che è, non è più negativo ma va verso il positivo, però parliamo di miseria, non stiamo parlando di sviluppo. Il tempo, come un po' aveva fatto anche eh, il manifesto con quel titolo Nemici pubblici, faceva riecheggiare anche il titolo di un fortunato film. Anche il tempo eh, si rivolge alla cultura cinematografica. Però qui siamo sul eh, visionario, su Tim Burton. Monti, mani di forbice. Avanti con i tagli, pubblica amministrazione, riduzione drastica di dirigenti, dipendenti e consulenze. I sindacati minacciano lo sciopero generale. Il Premier ribatte. Eliminiamo gli sprechi, anche qui marchionne. Domina gli effetti della crisi in Europa, boom di Chrysler in USA più 20%. Marchionne una fabbrica Fiat di troppo in Italia. L'editoriale firmato dal direttore Mario Sechi. Mario e Sergio dicono la verità, è il titolo. I veti tra i partiti, il turbo sindacalismo e le lobby in Italia hanno sempre impedito il varo delle riforme liberali. La storia, la globalizzazione, la recessione e la fine della vita a debito si stanno però incaricando di mettere in moto un processo in ritardo di almeno 30 anni. Insomma, ci dovevamo pensare prima, ma non è questo il classico caso in cui si va a sforbiciare quando i famosi buoi ormai già hanno preso il, il largo? No, ma si parla sempre di questi famosi trent'anni, cioè, ma trent'anni fa c'erano tre personaggi che oggi eh, eh, quasi quasi parlano come i novizi della politica e sono Fini Casini e Rutelli, tanto per essere chiari, sono nati nell'83, siamo nel 2013, sono passati trent'anni. Che cosa hanno fatto questi personaggi, tra cui appunto mh, alcuni diciamo, ambiscono anche a fare il Presidente della Repubblica? Non hanno fatto niente. Eh, hanno aiutato a far crescere un debito pubblico che tra poco appunto, festeggeremo, forse a dicembre a 2 eh, mila miliardi eh, di, di euro di debito. Ecco, sono questi personaggi che. Eh, magari vogliono fare un'Italia nuova, ma se l'hanno resa così eh, non sono più personaggi nuovi. Allora eh, questi personaggi politici eh, che oggi eh, sono i nuovisti di una politica che a noi non piace, vogliamo denunciarli e vogliamo far capire a tutti quelli che ci ascoltano che se persone hanno governato per 30 anni sono responsabili di questa situazione in cui ci troviamo oggi. Altre notizie sempre dal tempo che insomma ci informa di altre. Eh, vicende, anche qui eh, viene ricordato Sergio Pininfarina, addio a Pininfarina lo stilista dell'auto artigiano ed artista, viene definito sulla prima del tempo, poi giovani senza lavoro, il paese della eh, generazione perduta e poi notizie che attengono invece più alla città eh, di Roma, vedete eh, nella capitale il servizio di bike sharing ancora preso di mira da ladri e vandali. Servizio che tra l'altro denuncia numerose difficoltà, già rubate le nuove biciclette, certo se poi ci si mettono anche i ladri già ce ne sono poche di bici, se poi vengono anche eh, rubate, eh, stiamo freschi. Ecco voi sul fronte della mobilità sostenibile, che proposte state portando avanti? Anche perché... Questo sarà un tema, magari possiamo fare una digressione su Roma, sì, anche centrale della futura campagna elettorale romana. Su Roma intanto bisogna mettere a posto le strade, le strade sono autentiche groviere dove ci sono quotidiani incidenti, anche mortali, abbiamo visto anche a Ostia due giorni fa un pullman con un furgone, motivo appunto di un'ennesima buca almeno un 30 cm forse, fondo però qualcosa di cioè più una cosa, no. di più originale che insomma chiaramente tappare le buche lo, beh, lo dicono un eh, po' tutti Ma quello lì ma io va fatto avuto, sicuramente sì. Diciamo che la, la parte principale, altrimenti mettere, aumentare i mezzi pubblici, di certo non aumentare solo i biglietti a un euro e mezzo è un bel esempio, eh, magari appunto inaugurare delle metropolitane con i vagoni nuovi e non con quelli che non funzionano o, o fare appunto della mobilità anche in periferia, una mobilità che funziona verso il centro ma anche verso eh, l'interno. Ecco, secondo ecco, lei, senatore, su Roma sarà più facile trovare un'intesa anche con il cartello eh, dei partiti che potranno insomma... Yeah. Uh. considerarsi alternativi all'attuale giunta di centrodestra o vede anche qui grosse difficoltà nel creare una armonia di fondo? Beh, noi abbiamo il primo problema che è quello del Partito Democratico se stanno uscendo fuori appunto candidati alle primarie come funghi aspettiamo appunto che questi funghi diventano solo uno e poi possiamo condividere lo ripeto, sempre un programma eccetera ma finché c'è eh, un, un candidato dietro l'altro del Partito Democratico noi credevamo di esserci fermati all'inizio con Zingaretti invece abbiamo trovato la Prestipino, poi c'è Medici poi ci saranno altri tre o quattro. Cioè Però è ci Zingaretti, l'uomo forte è lui. Voi potreste riconoscere L'uomo forte non è Zingaretti, no? l'uomo forte è, è il popolo di Roma, cioè i cittadini che voteranno un candidato sindaco che sarà condiviso da tutti i partiti. Quando sarà condiviso da tutti i partiti sarà definito l'uomo forte. Allora, Ma finché non è condiviso ci... da tutti i partiti. La prendo a larga, avrebbe le caratteristiche per rappresentare il candidato ideale Nicola Zingaretti? credo che ci sono dei migliori Addirittura. dentro il partito democratico a questo punto mi viene naturale anche chiederle chi ma Gasparra ha governato molto bene per esempio eh, ci sono appunto dei giovani che vanno messi in evidenza non voglio bruciare naturalmente altri nomi che altrimenti più se ne fanno e meglio è eh. eh, però ehm, io direi qualcuno della società civile che lavora all'interno del Partito Democratico e magari appunto sta facendo bene, non vicino a Renzi ma vicino alla città di Roma. Ultima raffica di titoli con i principali quotidiani, allora possiamo vedere quali sono i titoli per esempio partendo dalla Repubblica, anche andando a tutto schermo, sanità e statali, ecco tutti i tagli. Questo il titolo del eh, quotidiano diretto da Ezio Mauro, vediamo se ne abbiamo altri, eh, abbiamo Repubblica, c'è la stampa, tagli, tocca a statali e sanità, quindi mi sembra che comunque ci sia identità di vedute rispetto a, alle misure che vengono eh, presentate dal governo. E poi il Corriere, via uno statale eh, su dieci, forse anche questa proporzione... Fa un certo effetto, comunque parliamo di numeri, di numeri importanti. Beh, certo. Senatore la ringrazio, buon lavoro, avremo modo grazie di a continuarci a confrontare sui tanti temi che immagino ci porteranno ad un 2013 molto molto incandescente dal punto di vista politico. Buonanotte, grazie e arrivederci. Grazie a voi. L'appuntamento con titoli di coda è rimandato sempre domani ancora su Teleroma 56. Buonanotte.